the summer of love. Signori, signori, mi scrivono. No, Siri, no, ok. Signori, stiamo per iniziare questa meravigliosa avventura. Questa bellissima avventura su Last of Us Parte 2. Per chi non l'avesse visto, è uscito l'unboxing sul canale. Io tra l'altro guardo di là, ma in verità voi siete lì, quindi è uscito l'unboxing sul canale, quindi punto esclamativo comments o punto esclamativo YouTube, trovate tutti i miei social oppure direttamente YouTube per andare a vedervi il video unboxing della Collector's Edition. Domani spoilerino per voi di Twitch, che non è stato spoilerato nel video YouTube, unboxing della PS4 Pro edizione speciale della Last of Us, quindi GG, un sonoro GG io direi. Quindi io a questo punto io direi di non ci schiere startare, voi avrete un delay di 2 secondi dalla mia voce a quello che vedete, purtroppo capture così, dovrei comprarmi una nuova. I Sblevoli non si spawnano da soli, quindi l'opzione era comprare un Elgato più recente o la Collector. Quindi vada per la Collector. Sono fomentatissimissimo. Guarda, mi vedete tipo luce ambigua, in realtà c'è una luce gialla, non so perché sono rosso a caso. Sony, giustamente, questo non mi serve manco più. Via il cavettino. Naughty Dog. Raga, sono gasatissimo. Sono veramente, veramente gasato. Premi un tasto. Un gioco di Naughty Dog. Non so cos'è successo. Avrei dovuto portarla dalle luci e andarmene. Ma quando attraversi mezzo paese con qualcuno, voleva che la sua immunità non fosse inutile. Forse iniziavo anch'io a credere a una cura. O forse volevo fare il suo bene. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato le luci. E grazie a lei avrebbero potuto creare una cura. Solo che questo l'avrebbe uccisa. Oh, Gesù! Dottore! Cosa ci fai qui? Non puoi portarla via. È il nostro futuro. Pensa a tutte le vite che salveremo. Santo Dio, Joel. E tu che hai fatto? L'ho salvata. È un bel casino. Ellie cosa sa? Le dissi che avevano fatto degli esami.
Le dissi che... che l'immunità era inutile. E lei ti ha creduto? A quanto pare sì. Dobbiamo rientrare. Tranquillo, faccio io. Puoi andare. Sicuro? Sì. Ok. Riguardo al discorso di prima. Io non avrei fatto diversamente. Me lo porterò nella tomba, se devo. Ci vediamo, Tommy.
Permesso. A lei. Gesù, mi hai fatto venire un colpo. Ho provato a bussare, ma... Ehi. Ehi. Che vuoi, Joel? Passavo. Gli altri... Sai, tutti quanti parlano molto bene di te, di... Di quanto ti rendi utile. Bene. Sì. L'altro giorno ero a cavallo con Tommy e mi ha... detto una barzelletta e ti ho pensata. Era... l'ho dimenticata. Era sugli orologi. Il colmo... Joel, scusa... È tardi e devo svegliarmi tra poche ore. Sì, sì, hai ragione. Ora mi tolgo dai piedi. Volevo solamente... Volevo farti vedere una cosa. Dammi solo un secondo. Che cos'è? Beh, ti presento un'amica, si chiama Chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Promettimi di non ridere. Non riderò. Promesso. Mi voglio fidare. Sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore, as I believe, and I believe, 'cause I can see our future day. Days of you and me. Ecco fatto. Beh, non faceva schifo. Lo prendo come un complimento. È tua. No. No, 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 non so neanche tenerla. Ho promesso che ti avrei insegnato. È vero.
Ok, prima lezione domani sera. Ci sto. Ok. Ok. Aspetta. E invece la barzelletta? Sai qual è il colmo per un orologiaio? Non mangiare il secondo. È terribile. Concordo con Ellie. Già. Notte, piccola. Mangiare battute scuole di Riccardo.